Amici di RPG World, ben ritrovati! Siete su MTG Live Duels Channel. In questo periodo pandemico, due erano principalmente i miei passatempi possibili. Andare a fare la spesa nel fine settimana con deliziose file chilometriche all'esterno dei negozi, o giocare con i miei figli. E quando come me hai la fortuna di avere un bimbo appassionato di Pokémon, non ho potuto esimermi dal registrare una partita epica, uno scontro in cui due elementi distintivi del nostro logo, la spada e lo scudo, si affrontano. Due mazzi in cui l'acciaio la fa da padrone, alla vostra sinistra Sandro con il mazzo difensivo Zamazenta o lo scudo, e alla vostra destra Massimo con il suo mazzo votato all'attacco, Zasha, la spada. I giocatori pescano 7 carte, controllando di avere almeno un Pokémon base. Posizionano loro un Pokémon base sul campo di gioco, mettendo le coperte, uno in posizione d'attacco e restanti in panchina. Entrambi i giocatori posizionano un solo Pokémon in panchina. Successivamente vengono posizionate le prime 6 carte nell'area carte premio. Ogni volta che un giocatore sconfiggerà un Pokémon avversario, potrà pescare una carta premio. Si vince la partita ottenendo tutte le carte premio, o quando il giocatore avversario non ha più Pokémon da posizionare in attacco, o quando l'avversario termina il proprio mazzo. I giocatori scoprono i loro Pokémon. Sandro mostra in posizione d'attacco uno Zamazenta e in panchina Ferrosid, mentre Massimo scopre in posizione d'attacco Zacian e in panchina Avlucha. Il primo turno incomincia Sandro, che posiziona un'energia metallo sul suo Pokémon in attacco. Poi utilizza una carta allenatore aiuto, il Pokebimbo, che permette di cercare nel mazzo un Pokémon, mostrarlo e aggiungerlo alle carte che si hanno in mano. Sandro sceglie come Pokémon Ferrothorn, versione evoluzione fase 1, del suo Pokémon in panchina Ferrosid. Ovviamente, essendo il suo primo turno, non può già evolverlo e deve aspettare, mettendo la carta in mano. Usa poi una carta allenatore strumento, lo scambio, che gli permette di scambiare il suo Pokémon attivo con uno della sua panchina. Massimo, nel suo primo turno, pesca una carta, mette un'energia metallo sul suo Zacian e anche lui utilizza scambio, portando come Pokémon attivo il suo Avlucha e mettendo al riparo il suo fidato cagnolino armato di katana. Utilizza poi una carta allenatore strumento, una Mega Ball. Potrà vedere le prime 7 carte del suo mazzo, scegliere un Pokémon presente tra quelle, prenderlo e rimischiare il mazzo. Tra le carte scoperte sceglie un Unfenzand e decide di passare il turno. Nel secondo turno Sandro pesca una carta e posiziona in panchina un nuovo Pokémon, un Rockidee, un piccolo Pokémon ma che lasciato evolvere diventa uno dei più forti del mazzo Zamazenta. Dopodiché evolve il suo Pokémon attivo, il Ferrosid, facendolo diventare un Ferrothorn e assegna adesso un'energia metallo. Poi gioca una carta allenatore aiuto, Lilia, che gli permetterà di pescare sino ad avere 6 carte in mano. Posiziona in panchina un Pownyard e infine decide di attaccare usando tripla schiacciata. Adesso dovrà lanciare 3 volte una moneta e il suo Pokémon farà 30 danni al Pokémon attivo avversario ogni volta che uscirà a testa. Sandro effettua 3 lanci, ma una volta sola esce testa, infliggendo solo 30 danni al Pokémon avversario. Nel secondo turno, Massimo pesca una carta, posiziona in panchina il Pokémon Nosepass e passa il turno. Nel terzo turno Sandro, il giocatore, pesca una carta. Lancia la carta allenatore aiuto Hope, che gli permetterà di pescare altre 3 carte. Posiziona poi un'energia sul suo Ferrothorn, in posizione di attacco. Lancia in seguito Mega Ball, che gli permetterà di selezionare un Pokémon tra le prime 7 carte del suo mazzo, rivelarlo e metterlo in mano. Posiziona poi in panchina un nuovo Pownyard, ora in duplice copia. Utilizza nuovamente l'attacco del suo Pokémon Ferrothorn, tripla schiacciata, ma nel lancio delle monete è particolarmente sfortunato ed escono 3 croci, lasciando completamente inerme l'attacco. Nel suo turno Massimo pesca una carta e poi utilizza Chiappa Pokémon. Se gli uscirà a testa al lancio della moneta potrà scambiare un Pokémon in panchina dell'avversario con quello attivo.
vince il lancio e decide di mettere in posizione attiva il piccolo Rockety. Turno per Sandro, che molto fortunatamente pesca un Cover Squire con il quale evolve subito il suo Pokémon attivo. Lancia poi una carta allenatore aiuto, ricerca accademica, che gli permetterà di scartare le carte che si hanno in mano per pescare 7 nuove carte. Poi lancia una Ultra Ball, che gli permette, scartando due carte dalla propria mano, di scegliere dal proprio mazzo un Pokémon a piacimento. La scelta ricade ovviamente su Corviknight, Knight, seconda e ultima evoluzione del Rockety, nonché il Pokémon più forte del mazzo Zamazenta. Fa infine eseguire Spennata al Pokémon attivo, infliggendo ulteriori 20 danni al Pokémon attivo avversario. Nel suo turno, Massimo pesca una carta e decide semplicemente di passare. Sandro invece, nel suo, passa all'offensiva, dando una nuova energia al suo Pokémon attivo ed evolvendolo nel Corviknight. Utilizza poi Sonia, che gli permette di cercare nel mazzo fino a due Pokémon base o due carte energie. Sandro mostra la sua scelta, due Pokémon base, un nuovo Zamazenta e un Rockety. Fa infine eseguire Beccata al suo Pokémon attivo, infliggendo 50 danni, questa volta fatali, per il Pokémon attivo di Massimo. Sandro potrà così pescare la sua prima carta premio. Per Massimo, Zacian passa in attacco e diventa il Pokémon attivo. Nel suo turno pesca una carta e poi decide di utilizzare ricerca accademica, scartando dalla sua mano e pescando 7 nuove carte. Mette così una carta energia sul suo Zacian ed esegue un getto di energia, infliggendo 30 danni all'avversario. Purtroppo, non avendo energia nel cimitero, non riesce a fare altro. Sandro nel suo turno pesca una carta, poi mette una nuova energia sul suo Pokémon attivo ed utilizza pozione curandolo dei 30 danni subiti. Esegue poi l'attacco finale del suo Pokémon Ali d'Acciaio infliggendo 130 danni, mandando così a riposo forzato il Zacian avversario. Una nuova carta premio è nelle mani di Sandro. Massimo mette come Pokémon attivo il suo ultimo rimasto, il Nosepass. Pesca poi una carta e mette in panchina un nuovo Zacian, a cui gli assegna prontamente un'energia. Utilizza poi Hope per pescare tre carte, mette in panchina un Pidove e poi utilizza Piatto di Metallo che gli permetterà di assegnare una carta energia metallo a un suo Pokémon metallo posizionato in panchina, rinforzando ulteriormente il suo Zacian. Sandro nel suo turno mette energia al suo Zamazenta in panchina e poi attacca, uccidendo il Pokémon attivo dell'avversario e ottenendo una nuova carta premio. Turno per Massimo, che mette in attacco il suo Zacian, pesca una carta, gioca nuovamente Hope per pescare altre tre carte, mette poi in panchina un nuovo Pokémon, il Meowth di Galar, in duplice copia. Mette la terza energia su Zacian, potendo così lanciare Schiaccialama, infliggendo 120 danni al Pokémon avversario. Ora dovrà lanciare una moneta e se uscirà croce dovrà scartare due energie dal Pokémon. Fortunatamente esce testa e il caro Zacian ha ancora la sua spada affilata. Nel suo turno Sandro pesca una carta, poi usa Cicerone, con cui potrà pescare altre due carte e se vincerà Morra Cinese con Massimo potrà riprenderlo dalla pila degli scarti. Ovviamente però perde e deve lasciare Cicerone lì dove si trova. Attacca poi, uccidendo il Pokémon attivo di Massimo e pescando un'ennesima carta premio. Purtroppo Massimo non riesce a portare una svolta alla partita e decide, da qui a pochi turni, di concedere la partita a Sandro. Vince quindi il mazzo Zamazenta.